giovani anche minorenni, autori e vittime di reato. Le cronache comasche riportano un numero sempre maggiore di episodi e le forze dell'ordine alzano il livello di attenzione, sia sul fronte della prevenzione che della repressione. Nelle ultime ore la questura è intervenuta con due provvedimenti di cosiddetto DASPO urbano per condotte ritenute di pericolosità sociale. Solo l'ultima notizia in ordine di tempo. Nelle stesse ore in cui di reati giovanili nel comasco si parla anche per l'arresto del 23enne Simba La Rue. Solo mercoledì scorso il nuovo questore di Como, Marco Calì, nel suo intervento nell'anniversario della Polizia di Stato, ha indicato il tema dei giovani come una priorità dell'attività della questura. Sia nell'accezione negativa, perché abbiamo registrato un aumento di commissione di reati da parte di soggetti in giovane età, ma soprattutto a tutela delle vittime, che sono chiaramente nell'età giovanile più vulnerabili rispetto agli adulti, e quindi la nostra presenza, la nostra concentrazione sarà assoluta e massima su questo fenomeno, proprio per cercare di definire e restringere al massimo la portata anche in quella declinazione negativa, che è la famosa devianza giovanile, che spesso si manifesta in comportamenti antisociali ma anche poi veri e propri reati. La polizia ha già intensificato i controlli in collaborazione anche con le altre forze dell'ordine e in particolare la Guardia di Finanza con l'unità cinofila nelle aree della città di Como nelle quali i reati che coinvolgono giovanissimi e minori si verificano con maggiore frequenza. Presenza costante anche dei militari del contingente Strade Sicure. La mappa delle zone controllate comprende Piazza Gobetti, Via Plinio, Piazza della Tessitrice, Viale Geno, i Giardini a Lago e la zona del Tempio Volchiano. I controlli sono già stati intensificati e nelle ultime ore sono sfociati in due DACUR, divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DASPO urbano. I controlli nelle zone dei portici Plinio hanno portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti. I possessori sono stati sanzionati. L'attività, come ribadito dal questore, proseguirà e sarà ulteriormente potenziata ed estesa ad altre zone con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento della presenza nel capoluogo lariano.